una serata. E allora questa coscienza di classe la ti si alimenta e tu hai questo istinto di ribellione continua anche se tu non lo puoi esprimere. Quando però è venuto il momento di poterlo fare e scoppia. E allora tu dici, e vo in montagna a fare il ribelle? Madonna, ma di corsa, vo di corsa a fare il ribelle. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Dove si è avuto qualche elemento di guerra partigiana, e l'abbiamo avuta perché verso aprile, maggio di 43, e venne dal centro di partito, lì al carcere dove ero io, un'informazione che diceva: state attenti perché il fascismo cadrà e l'Italia sarà invasa dai tedeschi, preparatevi alla lotta armata. Allora, siccome con le manifestazioni interne contro la direzione noi avevamo ottenuto ad avere una grande sala con due lavagne, siccome a Castelfranco Emilia c'era anche il nostro collettivo, c'erano gente che avevano fatto gli ufficiali in Spagna, nella guerra di Spagna, oppure slavi che avevano fatto la guerriglia. Allora, su queste lavagne ci insegnavano. Questo e fu possibile perché l'era stato conquistato e noi ci chiudevano dentro per due ore senza alcun controllo. L'unica cosa è che loro, quelli dell'amministrazione carceraria, ci avevano dato dei quaderni, no? Per scrivere pagina a pagina, e questi li controllavano. Per quello e si scriveva, non lettera alla mamma, se no se ne accorgerebbero, e si scriveva cose che non danneggiavano nessuno. Pezzi di Gramsci, pezzi di Lenin, lettere di quello, lettere di quell'altro, e alla lavagna si faceva tutt'altro lavoro. Così, in teoria, sapevamo un po' come muoversi. E vado all'infermeria di domenica 25 luglio. E vo all'infermeria, in questo camerone mi mettano. A un certo momento mi si apre lo sportellino e lì è Liolino. Liolino era un comune che faceva l'aiutante in infermeria, dice, la radio gli ha detto che gli è cascato il fascismo. Io credevo che lui scherzasse, però in queste cose, no, e l'ho sentito ora, dice, il duce o gli è scappato o l'hanno arrestato, non capivo bene, ma gli è cascato il fascismo. Allora si chiese il colloquio con il direttore ci dice, e noi gli abbiamo detto, e sappiamo che gli è caduto il fascismo. E quindi noi da questo momento non siamo più detenuti politici, noi siamo dei cittadini che in base a leggi liberticide erano state arrestate così e così, ingiustamente, e l'era già il 26. Le disposizioni erano di non lasciare mai i cameroni nostri, state tutti sempre riuniti insieme, eccetera, eccetera. E se non che avvenne questo, vero? E il lunedì, cioè il 27, e venga alle guardie lì da noi e per la prima volta siede le guardie o fucili perché le armi loro non le possono tenere dentro il carcere, capito? Fuori, ma dentro i detenuti in carcere non si tengono i fucili, non è possibile, segno poco buono questo. E a un certo momento vero si sente di sopra, di sotto, ed erano i nostri che presa una branda dal fondo di questo stanzone, diciamo, e pigliando di corsa gli andavano contro la porta per buttarla giù e per venire il nostro soccorso, capito? E si liberò tutti e quella porta che l'era stata buttata giù così dove c'era i Chianesi, sicché i Chianesi dice, guarda Gianni, e se la fascia un dio, no? Questa è la prima ferita di guerra. Perché siamo già in guerra qui, era un tipo così allegroni. E giù c'era tutta la popolazione intorno al carcere. Noi si sentiva fuori i detenuti politici. E durarono anche la sera tardi, e durarono il giorno dopo ancora. Così siamo usciti il 23 d'agosto e siamo venuti a Firenze. A Firenze ci siamo messi a disposizione del partito e io sono stato lì, se l'ho detto, no? A sindacati.